Ottobre si inizia a bloccare tutto. Vi dico di più, fatevi la scorta alimentare, perché nel momento in cui i camionisti bloccheranno tutto non arriveranno le materie prime, quindi prendetevi il necessario in casa, fate in modo di avere per chi ha figli le cose che gli occorrono, ma vi prego, rimanete a casa, non andate al lavoro. Questa è l'ultima possibilità che ci è rimasta. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi 23 settembre 2021. Mi chiamo Felice Osio e sono attualmente il segretario della FISI in Emilia Romagna, il sindacato che tutela tutti i lavoratori. Come detto da tempo, abbiamo cercato in tutti i modi di frenare la corsa di questi governanti a questa dittatura. Non ci hanno ascoltato. E adesso è arrivato il momento di chiudere la partita. L'unico modo per poterlo fare è bloccare tutti i lavori, la filiera del lavoro. Abbiamo dalla nostra parte i camionisti che si sono organizzati il 27 settembre, daranno vita al più grande blocco che ci sia mai stato, bloccando tutte le autostrade. Successivamente ci saranno anche i trattori con letame per riempire le strade. Adesso tocca anche a noi, dobbiamo dimostrare di che stoffa siamo. Non c'è tempo da perdere, fino adesso hanno fatto quello che volevano loro, adesso tocca a noi dimostrare realmente di cosa siamo capaci. Si era detto il 15 ottobre bloccare tutto, abbiamo anticipato i tempi. Ora c'è bisogno che dal 1 ottobre fino al 10, fino al 5, ma può anche darsi fino al 15, finché i governanti non fanno un passo indietro, c'è bisogno di bloccare tutto. Dobbiamo rimanere a casa, dal sanitario, dal lavoro pubblico al privato. Chiunque attualmente non vuole sottostare a questo regime di dittatura deve rimanere a casa, anche se è un singolo che lavora presso un'azienda ed è l'unico rimasto che non è vaccinato, deve rimanere a casa. Ora è venuto il momento di farlo. Vediamo cosa farà il governo. È chiaro che se non facciamo questo non abbiamo più nulla che possiamo fare, perché né avvocati, né giudici, né chiunque altro, né sindacato ci potrà tutelare. Se non li fermiamo adesso, cari colleghi, non lo possiamo fare mai più. Come restare a casa? Beh, usufruite di quello che volete, la malattia, congedi, tutto quello che voi volete. L'importante è che state a casa per 10 giorni, 15 giorni. Dobbiamo far vedere che siamo in grado di bloccare il mondo del lavoro. E laddove avremo un cambio di rotta, allora possiamo dire che abbiamo trovato il sistema e abbiamo vinto. Ma finché non lo mettiamo in campo, non lo possiamo sapere. Quindi rallentate e il 15 blocchiamo, saremo tutti fermi, perché non è ammissibile che ci si debba sottoporre a una sperimentazione farmacologica per poter lavorare e portare il pane a casa. Amici che non seguono la nostra battaglia devono fare un po' di slalom.
l'importante è che non si incazzi. Se sei da nostro, vamos.